Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi voglio parlare di un tema legato all'uso del terminale, ovvero della creazione dei cosiddetti alias per i comandi da terminale, appunto, che sono molto pratici, come già potete intuire dal titolo di questo video. Ecco, allora, vediamo un po' il tema più in dettaglio. La creazione di alias per i comandi da terminale è una funzionalità che forse, appunto, per noi, come dire, utili. No, qui c'è un errore di battitura. Voilà. Per noi utilizzatori, come dire, occasionali del terminale, insomma, noi non è che lavoriamo tutto il giorno nel terminale, anzi, io ho fatto diversi, numerosi video che riguardano comandi o caratteristiche dell'uso del terminale, però questo non significa ancora che comunque nel nostro uso quotidiano non prediligiamo le varie interfacce grafiche del nostro sistema operativo. In ogni caso, penso che chi ha seguito nel tempo il mio canale YouTube avrà avuto occasione di visualizzare, appunto, di vedere, di seguire diversi video nei quali mostro e dimostro comunque la praticità del terminale, anche se sembra così a prima vista forse un'interfaccia un po' obsoleta, tra virgolette antica, rispetto alle più fascinose, come dire, interfacce grafiche esistenti al giorno d'oggi. Però appunto spesso e volentieri il terminale è innegabilmente più spiccio, più leggero, più rapido nel fare alcune cose. Ed ecco perché io ben volentieri, quando capita l'occasione, faccio appunto dei video nei quali sono incluse magari delle parti di questi video, nei quali sono incluse degli usi, l'uso di qualche comando da terminale, giusto per mostrare appunto la praticità di questo strumento a nostra disposizione. Ecco, fatta questa premessa, che è importante appunto soprattutto per noi, come ho già avuto modo di dire, utilizzatori occasionali del terminale, ma chi lavora spesso, chi è abituato a lavorare a terminale, questo argomento sicuramente lo conosce molto bene e sicuramente lo sfrutterà da tempo questa possibilità degli alias. Noi magari no, decisamente meno o non del tutto. Ecco qua dunque che arrivo con il mio video per spiegare come si crea un alias e a cosa serve, cos'è l'utilità di un alias. Dunque, un alias, come indica il nome, un alias è praticamente una denominazione alternativa in questo contesto per un comando da terminale, ma un alias può essere anche per una persona, per intenderci. Alias è proprio inteso in questo senso. Quindi, nel nostro contesto, un comando da terminale, un comando che io chiamo nativo, cioè esistente all'installazione del nostro sistema operativo Ubuntu o di qualsiasi altra distribuzione Linux, tutti hanno a disposizione un terminale e quel terminale ha a disposizione un esteso gruppo di comandi che appunto io chiamo nativi, nel senso che ce li troviamo già pronti, preparati a disposizione per essere utilizzati ed eseguiti. Ecco, questi comandi, o meglio, a questi comandi possono essere associati degli alias che ci facilitano appunto la vita. Un alias può essere associato ad uno specifico comando in una sua forma oppure anche a una serie di comandi, e nulla vieta di creare un alias che è il risultato della composizione di più comandi messi assieme, perché no? Quindi a dipendenza dell'occasione d'uso e del momento, del bisogno, possiamo crearci appunto questo alias. Bisogna ancora dire, prima di passare alla parte esemplificativa, pratica, che appunto una volta creato un alias si comporta nel sistema, viene attivato, diciamo così, attivato, riconosciuto dal nostro sistema operativo, dal nostro terminale, e si comporta esattamente come un vero comando nativo. Quindi, una volta creato e attivato l'alias nel nostro sistema, non c'è alcuna differenza, proprio nessuna, fra l'uso di un alias e l'uso di un comando preesistente nel nostro sistema, nativamente. E tant'è vero che nel terminale
si può usare anche l'autocompletamento del nome del comando, esattamente come si fa con i comandi nativi. Voi sapete che se si inizia a scrivere una parte di comando, ma anche di nome di cartella, ecco, di un nome di cartella, voi potete iniziare a scrivere qualche lettera, premete il tasto tab e lui vi completa tutto il resto che segue senza che lo dobbiate digitare voi lettera per lettera. La stessa cosa, quindi l'alias viene integrato in questo sistema di autocompletamento esattamente come i comandi nativi preesistenti, quindi proprio non ci si accorge di nulla. Una volta che c'è l'alias, è vostro personale perché è riconosciuto solo dalla vostra installazione di Ubuntu, a meno che non passiate la definizione dell'alias ad altri vostri amici o colleghi, comunque personalizzato, ma attivo né più né meno come un qualsiasi comando. Adesso passiamo alla parte pratica, naturalmente che è sempre quella più importante per capire come si usa e come si fa. E ho creato un paio di esempi, vedete qui in giallino esempio 1, poi seguirà un esempio 2. Passiamo quindi subito all'esempio 1. Ecco, nell'esempio 1 ho trovato, diciamo, girovagando per la rete un comando particolare che è questo, pkexec, lo scopo del quale è, mediante una sua sintassi particolare che vedete qui, cos'è il suo scopo? Quello di permettere di eseguire altri programmi esistenti installati sul nostro sistema in modalità root di amministratore. Ecco, mi fermo qui con le spiegazioni sul comando in quanto tale perché non è lo scopo di questo video spiegare questo comando, ma prendetelo per buono come ve lo sto vendendo. Questo comando in questa forma di sintassi permette appunto quello che ho appena detto, ovvero adesso facciamo una prova, faccio copia e incolla di questo esempio che ho messo qui, lo metto qui nel mio bel terminale, incolla. Ecco, questo comando, quindi pkexec, con questa sua parametrizzazione qui decisamente complessa da scrivere, diciamolo pure, dovessimo digitare manualmente ogni volta tutta questa pappardella di roba, insomma è piuttosto scomodo. E poi alla fine spazio si mette il programma che ci interessa di eseguire in modalità di amministratore. In questo caso faccio il classico gedit, l'editor di testo. Ecco, se io faccio enter a questo punto, vedete che mi appare immediatamente la finestra che mi chiede la password per attivare la modalità di amministratore. Quindi io metto la mia password e vedete che si apre una sessione, un'istanza di gedit, un esemplare del programma gedit, però attivo in modalità di amministratore, quindi potrei creare file di testo nelle cartelle al di fuori della mia home, cioè le cartelle di sistema, rispettivamente aprire un file presente archiviato su una cartella di sistema e modificarlo. Vabbè, finito il mio lavoro, chiudo gedit ed ecco che è finito l'esecuzione del comando. Questo solo per mostrarvi cosa fa, come funziona il comando. Non andiamo oltre appunto nella descrizione del comando in quanto tale, ma didatticamente mi interessava usare questo esempio perché vedete che usare questo comando è tutt'altro che pratico, dovessimo scrivere ogni volta tutta questa riga per usarlo. E allora possiamo creare un alias che esegua questa parte praticamente. Un alias più corto, più pratico, che esegua tutta questa parte e al quale possiamo aggiungere semplicemente il programma che poi vogliamo eseguire. Allora, come facciamo? Ecco qua che lo spiego, appunto, il nostro scopo è creare un alias che si chiama ancora come il comando in questo caso. È possibile fare anche questo, cioè nel mio sistema Ubuntu installato è presente, appunto, preinstallato nel sistema come comando nativo il programma o comando pkexec. Io posso addirittura creare un alias, quindi un comando personalizzato mio, che si chiama allo stesso modo del comando originale e funzionerà perfettamente, quindi senza problemi, pur chiamandolo come un comando già esistente. Allora procediamo. Come si fa a creare un alias? Bisogna aprire la nostra cartella home, proprio a livello più alto home, vedete qui l'ho già aperta qua,
Attivate la visualizzazione dei file nascosti, quindi visualizza mostra file nascosti o la scorciatoia CTRL H. Facciamo scorrere il contenuto della nostra home e in fondo, dove ci sono non le cartelle ma i file singoli direttamente archiviati nella home, ce n'è uno che si chiama appunto bashrc. Ecco, questo file, che esiste in tutte le installazioni di sistemi Linux, permette di, come dire, di personalizzare la nostra esperienza terminale. Ecco, fra le varie cose che sono contenute in questo comando, scusate, in questo file, in questo script, che a sua volta è uno script bash, questo qui, a sua volta è uno script eseguibile da terminale, questo file. Non è un file così di testo normale, ma è proprio uno script scritto in linguaggio da terminale per poter essere eseguito. Ed è previsto alla partenza. Tutte le volte che fate partire il PC, quindi al boot del PC, se spegnete e riaccendete il PC, questo file viene eseguito, ecco, come se noi lo eseguissimo a terminale. Viene eseguito e tutte queste impostazioni che vedete scritte in questo file vengono attivate, impostate, eccetera, eccetera. Una parte di questo file, che è quella che ci interessa in questo contesto di questo video, è questo, vedete, alias definition qua. Alias definitions che qui in questo commento, queste sono righe di commento, viene spiegato e consigliato di creare gli alias che vogliamo in un altro file, cioè non qua direttamente, ma in un altro file. Diciamo che tecnicamente non sarebbe proibito creare gli alias anche direttamente in questo file, quindi se noi lo apriamo e modifichiamo direttamente questo punto bashrc, non succede niente in sé, funziona tutto, però per pulizia e per distinzione fra il file creato, diciamo, da sistema che è bashrc e non intaccare il file originale, è previsto di andare a leggere gli alias che eventualmente noi creiamo in un altro file che si chiama punto, lo vedete qui, punto bash righetta bassa underline sottolineato aliases, proprio un file dedicato. E in questo file che vedete qui aperto in questo momento, proprio in questo punto, bashrc ha previsto di testare l'esistenza, scusate, di questo file bash aliases. Se esiste, lo esegue a sua volta. Quindi in pratica cosa succede? In un sistema Ubuntu appena installato, il file punto bash aliases non esiste. Non esiste, e in effetti vedete che qui sono nella situazione, diciamo, nativa, originale. Esiste il file bashrc perché obbligatoriamente deve esistere, ma non esiste il file bash punto bash aliases. Non esiste, quindi in questo file originale c'è proprio è inserito il test sull'esistenza di questo file. Se esiste, viene eseguito, se no, non viene fatto assolutamente nulla. Quindi non è che se manca quel file qua vi esce un errore o qualcosa del genere, perché è tutto previsto. Se c'è, bene, lo eseguo alla partenza del PC, se non c'è, bene lo stesso. Ecco che quindi la prima operazione che dobbiamo fare è quindi nella nostra home e aggiungere questo file per poter poi inserire i nostri alias che vogliamo creare. Quindi noi ci dobbiamo creare proprio questo file. Allora lo facciamo, facciamo per esempio tasto destro, nuovo documento, documento vuoto, e lo nominiamo proprio così perché è così che deve chiamarsi. Avete visto nell'altro file che va a cercare proprio quel nome di file qua e quindi non si scappa, bisogna chiamare punto bash aliases. Primo passo l'abbiamo fatto. Adesso esiste, è vuoto, ma esiste. Alla prossima partenza del PC, diciamo se lasciamo le cose così, questo file bashrc testerà l'esistenza di questo file e lo eseguirà. Siccome è vuoto, non succederà nulla di particolare. Adesso noi lo apriamo questo file perché dobbiamo cominciare a editarlo, a inserire il nostro alias del nostro esempio 1.
Quindi abbiamo creato il file e aggiungiamo questa riga, molto semplice. Ecco qua, copia e incolla. Cosa dice questa riga? Alias, che è appunto il comando nativo da terminale che ci permette di creare gli alias, e ovviamente si chiama alias, spazio, e poi iniziamo a descrivere, a mettere, scusate, il nome che vogliamo dare all'alias, quindi pkexec, noi vogliamo replicare il nome del comando originale, uguale, apice semplice. Il comando e tutto ciò che segue, o più comandi, insomma tutta la stringa di ciò che questo alias dovrà eseguire, e poi chiuso con l'apice semplice. Ecco, questo qui è il nostro primo alias. Salviamo il file, e per il momento lo lasciamo lì perché poi avremo un altro esempio. Salviamo il file, adesso è già praticamente quasi tutto pronto. Abbiamo impostato il nostro primo alias. E qui dico quello che, ribadisco quello che ho già detto non molto un minuto fa, che questo alias appunto ha la caratteristica di portare lo stesso nome del comando originale e funzionerà tranquillamente. In un certo senso ne prende il posto, tra virgolette. Ecco, non è che il comando originale non esiste più, l'ho appena usato qua sopra, no? Così in questa forma, ma ci sarà anche l'alias fra un attimo. Come si fa? Ecco qui dico anche quello che vi ho mostrato sempre poco fa, è che il file bash.bashaliasis è predisposto per essere letto dal file principale.bashrc, quello che vi ho fatto vedere prima, dove c'è il test dell'esistente o meno di questo file. Quindi questo è tutto a posto già, previsto dal sistema, non dovete fare nulla, è solo un dato di fatto che vi metto qui nella mia scaletta. E infine come attivare l'alias, perché adesso non è sufficiente scrivere l'alias in questo file, salvare il file, non è sufficiente, il nostro terminale non riconosce ancora l'alias pkexec, perché dobbiamo eseguire questo file, perché questa è sintassi di linguaggio da terminale che può essere eseguita per essere interpretata e, come dire, riconosciuta a livello di sistema. Quindi dobbiamo eseguire in un qualche modo questo file. Un metodo è quello di riavviare il PC, ovviamente. Si riavvia il PC, riavviando il PC il sistema prevede di eseguire il comando principale, punto, lo script principale, punto, bashrc, il quale a sua volta eseguirà bash aliasis. Un altro modo un po' meno drastico, visto che non sempre abbiamo voglia di riavviare il PC, noi che usiamo Linux possiamo anche permetterci di non riavviare il PC molto spesso, al contrario di altri sistemi operativi, ed ecco che noi possiamo usare questo comando per eseguire puntualmente il nostro file bash aliasis senza riavviare il PC. Quindi lo facciamo, comando source, quindi ci posizioniamo nella nostra home. Dove, ecco, voilà, qui adesso non mi fa vedere i file nascosti, comunque siamo nella home, giusto? E quindi uso il comando per eseguire il mio file bash, ecco, lo vedete, aliasis, voilà, vediamo un po', enter, non ha dato alcun errore. Tutto a posto. Questo comando source bash aliasis posizionato nella mia cartella giusta ha eseguito questo file. A questo punto l'alias pkexec è attivo nel sistema e riconosciuto a terminale. Qui nella scaletta vi ho messo anche il percorso della home prima di arrivare al file, perché in qualsiasi cartella siate posizionati, se usate questa forma del comando, ve lo eseguirà appunto posizionandosi, andando a cercare il file nel punto giusto fra le cartelle. Qui mi sono dapprima posizionato nella home e non ho avuto bisogno di mettere davanti la parte di percorso della home. Ecco, tutto lì comunque, però il risultato alla fine è identico. Dimostrazione che ora posso usare pkexec nella sua forma più corta e non tutta questa, oh, accidenti, e non tutta questa
lunghezza, rieseguiamo pickup exec gedit nella forma corta. Quindi io sfrutto l'alias. In questo momento l'alias si chiama così. Metto subito gedit dopo, senza più tutti il resto dei parametri, faccio enter e vedete che mi chiede la password, né più né meno che all'inizio del video dell'esempio, e vedete che parte e funziona. Funziona perché anche senza mettere appunto questa parametrizzazione del comando, ora è l'alias che agisce, e siccome l'alias include già, implica che pickupexec viene eseguito con i suoi parametri necessari, funziona anche così, vedete, molto più pratico, eh? Pickupexec, tra l'altro anche l'autocompletamento, avete visto che funziona, ho scritto pickup, tasto tab, tabulatore, ecco, pickup.ae almeno minimo, pickup.ae, e vedete che ha completato in pickupexec, quindi riconosce gli alias con il loro nome. Facciamo un esempio 2, che non si distanzia tanto dall'esempio 1 in quanto a tecnica di utilizzo e di creazione degli alias, ma giusto per mostrarvi un altro tipo di esempio, c'è un comando che io ho già presentato in un altro video di pillole di Ubuntu, che è df-h. Cosa fa questo comando? Df, anzi magari puliamo la schermata, voilà, df-h è allo scopo di visualizzare lo spazio disco occupato dei dischi connessi o comunque inclusi nel mio sistema in questo momento, nel mio PC. C'è il disco principale del mio PC, insomma, che sono, mi sembra, 300 giga, formattati 290, usati 104, disponibili 171 ed è occupato per il 38%, insomma. Invece di aprire il monitor di sistema per vedere l'occupazione disco, io posso in un modo più leggero e più spiccio, più snello, usare questo comando in un terminale e mi dà le stesse informazioni dell'occupazione disco e varie partizioni, insomma, di quello che è. Ecco. Il mio problema personale è che questo comando, pur essendo più spiccio del monitor di sistema, non riesco a tenerlo a mente così com'è. Df-h, non c'è niente da fare. Passa un giorno, l'ho già dimenticato. Come posso fare? Posso crearmi un alias che mi sia più facile da tenere presente, più mnemonico, non so come dirlo. Ecco. Allora, cosa faccio? Riapriamo, qui è già aperto il nostro file bash aliasist e ci aggiungo un altro alias. In questo caso proprio molto esplicito il mio alias, quindi creo un altro alias, seconda riga, che si chiama, è più lungo come nome del comando che deve sostituire, che deve eseguire, però per me è più facile tenere a mente spazio disco che non df-h. Quindi il mio desiderio è creare un alias che si chiami spazio disco e faccia esegua questo comando. Quindi solita sintassi alias. Nome dell'alias uguale apice il comando o i comandi da eseguire, chiuso apice, salvo il file, rieseguo il comando di prima per aggiornare l'elenco degli alias conosciuti dal sistema, invece di riavviare il PC, insomma, quello che abbiamo detto un attimo fa. Quindi questo rieseguo il comando source bash aliasis, voilà, e adesso anche questo secondo alias sarà riconosciuto dal mio sistema. Quindi invece di df-h, io posso fare semplicemente spazio disco, vedete, autocompleta, spazio disco, enter, e mi fa la stessa cosa. Vedete? Esattamente la stessa cosa, lo stesso risultato. E per me personalmente, magari per voi no, non lo so, per me personalmente è più intuitivo, non devo tenere a mente la forma del comando df-h perché per me è più parlante tenere presente spazio disco. Cos'è? Voglio usare quel comando che mi dà lo spazio sui miei dischi, non me lo ricordo più, molto facile per me, spazio disco, enter, è subito fatto, io ho il mio alias, vedete, molto semplice. E a questo punto il video è praticamente terminato. D'ora in avanti nella vostra home, oltre al file originale principale bash rc, avrete bash aliasis dove potete accumulare
1, 100, 1000 alias a seconda di quello che ritenete opportuno e necessario per voi. Ultimo punto, ovviamente giusto per chiudere il cerchio, se voglio tornare alla situazione iniziale, ovvero senza alias, perché così ho fatto l'esercizio vedendo questo video, però in realtà non mi interessa questa cosa o non mi interessa al momento. Voglio eliminare gli alias, come fare? Il modo più semplice è cancellare di nuovo, quindi eliminare questo file bash aliases, eliminarlo. E alla prossima ripartenza del PC, quindi bash rc, si accorgerà che non c'è più il file aliases, non lo eseguirà più e quindi il nostro sistema Ubuntu non riconoscerà più gli alias che avevamo in precedenza. Quindi la ripartenza del PC, spazio disco non funzionerà più e il comando pkexec in questa forma non funzionerà più perché appunto non ci sarà più l'alias a disposizione. Ecco, voilà, spero, come sempre, che anche questo video vi abbia dato qualche spunto, vi abbia suscitato un po' di curiosità e anche interesse e magari lo stimolo per iniziare a usare questi alias da terminale per rendere il nostro terminale ancora più confortevole e potente di quanto non sia già. Con questo è tutto, io vi saluto e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao a tutti!